Buongiorno a tutti da Giovanni, benvenuto sul mio canale Un Giardino ai Piedi dell'Etna. Siamo all'inizio di gennaio del 2023. Oggi vi voglio fare vedere questo video che sto andando a fare, queste cose che io ho creato per fare da fotografia a grandi distanze, e ora poi vi andrò a spiegare. Prima di iniziare, queste cose che state vedendo qua, queste non sono state cose copiate, queste sono cose create da me, senza copiare dei video su YouTube o di altri siti. Perciò potete stare tranquilli, questa è tutta la mia invenzione che ho creato io questo qua. Allora, io ho creato prima ho fatto il video dei treppiedi, state a vedere tutto basso, che si può abbassare, che i piedi si possono allargare quando noi vogliamo, in modo che andiamo a girare qualsiasi immagine, ossia con il cellulare, ossia anche con la fotocamera. E questo qua ora si alza. Ora io l'ho fatto così per fare vedere a voi. Potete trovare il video sul mio canale, che c'era praticamente c'era il manico per girare questa qua l'asta, perciò questo l'ho dovuto togliere perché la frittatura non arrivava a vidare, diciamo, sia questo spessore quei bulloni. Invece ho dovuto mettere questo bollone e controdata, diciamo, per fermare bene quest'asta, che poi io l'ho messo in secondo tempo, che ho creato questa cosa per fare le fotografie a grandi distanze, sia con la macchina fotografica sia anche con il cellulare. Potete utilizzare anche il tablet, che poi io vi spiego. Raccomando, questo è un video che io già ho fatto dei treppiedi, che potete trovare il video sul mio canale. Casomai vi metto il link in descrizione o sotto nelle descrizioni sotto i video, diciamo. E questo qua è dove si appoggia il cellulare, e qua viene messa la macchina fotografica che io ho qua, io che sto girando, che ho fatto quasi tutti i video da quando ho fatto il treppiede, tutti i video qui nell'otto, diciamo, con questo treppiede. Ora vi spiego, questo qua è il video, allora, di qua a qua, con questo manico, è il video del treppiede che ho fatto, che poi trovate sempre i video sul mio canale. Ora io questo qua lo alzo, questo si può alzare, io vi ho fatto vedere perché è un pochettino per abbassarlo, in modo che vedete bene. Come dicevo, questo qua è il mio cellulare. Di qua in poi, diciamo, questo pezzo e questa asta, questa qua che c'è qua, questa squadra, questo è stato creato da me per fare le foto, visto che ho un bel binocolo della Zeiss, che ora poi vi farò vedere quando andrò a montare, della Zeiss 20x60. E questo qua io l'ho fatto, state vedendo, questo qua è l'attacco, che ora vi spiego tutte cose. Ho messo il mio cellulare per fare vedere il funzionamento, diciamo. Vedete, lo potete girare quando vicino, lo potete fare così. Sia così e sia così, bisogna vedere lo spessore dalla distanza del cannocchiale o binocolo, quello che avete. Insomma, questo ora lo tocco prima che cade, che già è abbastanza, c'è lo schermo rotto. Ad ogni modo, ora vi spiego tutto. Una volta che ho tolto già, non ho fatto il video quando io l'ho eseguito tutti questi lavori, perché ci vuole un sacco di tempo e insomma è inutile facevo il video per prolungare molto il video più lungo. Per chi vuole fare, prima di tutto andiamo a alzare i treppiedi, state vedendo? Io basta che l'ho alzato così, questo si alza, guardate, alla mia altezza. Questo è quasi, arriva quasi 1,80 m. Allora, questi treppiedi, come dicevo, di qua in poi, questa pezza di asta, state vedendo questo pezzettino di asta che c'è qua, ho sfruttato il buco dove c'era il manico, di qua fino a qua l'ho dovuto togliere, che ora vi farò vedere, l'ho dovuto togliere in questa asta, sempre che io utilizzavo per fare i selfie, cose, insomma, l'ho dovuto togliere di qua, che c'era anche il buco perché non ce l'avevo più. Questi sono pezzi di acciaio morbido, diciamo, che noi possiamo girare come vogliamo. Ora, questo pezzo era il pezzo che ho tolto di qua, di quest'asta, e poi avevo anche questi pezzi sempre di acciaio morbido, è più flessibile, che noi lo possiamo girare, lo possiamo inclinare. Ovviamente poi qua dobbiamo mettere un tutore, che ora qui c'ho qui io una canna, in modo che stabiliamo, diciamo, che non, per non fare questo movimento. Insomma, subito già mi state, se mi seguite capite tutto. Ora vi faccio vedere le cose che io, insomma, ho creato, che mi sono venute in mente. Questa è un'asta
di una tenda, una tenda che si poteva allungare e abbassare. State vedendo, ho messo sempre un pezzo di grido, quello che avete visto poco fa, che ho tolto, poi gli faccio il buco e gli metto la frettatura, perché questa qua è una frettatura un pochettino particolare per inserirla sia nel cannocchiale sia per la macchina fotografica. Questo è un botta, diciamo, un botta tovaglie da appoggio dal bagno. Questo qua era, questo è il pezzo che va più lungo. Questo lo utilizzo io quando lo metto sopra un tavolo per fare vedere, per qua che ci metto la frettatura con la fotocamera così, per fare vedere, diciamo, i video più vicino quando faccio i video sopra un tavolo. State vedendo? Questo qua, pezzo, questo lo potete utilizzare, questo è tutto riciclato. State, questi sono sempre pezzi d'acciaio che ho recuperato. Questo lo potete girare come volete, alzare, abbassare più fonde, c'è il contropeso di là, è pesante, perciò una volta mettete la macchina fotografica qua potete stare tranquilli che questo qua no, non si capovolge, perché c'ha un peso tutto di ferro di là. Vabbè, questa è insomma un'altra creazione che io ho fatto e per girare semi video per sfruttare. Poi questi sono tutti i tappi che io sto mettendo, come questi qua, state vedendo, guardate tutti questi tappi, i tappi dei detersivi liquidi. State vedendo, questo qua ci appoggiavo la fotocamera in questa frettatura. State vedendo la fotocamera, ovviamente è la frettatura che viene inserita qua, e poi e questo qua ovviamente il bullone deve essere di dentro, e qua è per mettere il cellulare. Questo si può girare come volete. Va bene, detto questo, già su per giù mi avete capito, questi sono i tappi che io ho. Ad ogni modo, se voi volete fare questo qua più robusto, diciamo, state vedendo qua, è un pochettino molo, però lo tiene il cellulare senza fatica. Ho questo qua, sempre detersivo, questo qua che ha una doppia parete, diciamo, una volta che si taglia diventa più rigido. Ovviamente questo qua poi è la frittatura, dove il tappo dove che si mette qua, che si avvita come questo qua, e qua se voi lo volete più robusto, questo qua potete utilizzare questo qua, ma io per quello che devo fare io, questo qua poi faccio di meno io con il cellulare, perché non è che un granché come cellulare, perciò io faccio tutto sempre con questa macchina fotografica che io sto andando a girare, perciò sto facendo ora le riprese. Perciò questo, se voi volete fare come questo per essere più robusti, lo potete fare questo qua. Questo qua, questi sono anche i tappi più piccolini, se volete mettere più piccolini, questo è detersivo, anche questo qua. Questo invece è sempre un pezzo di flaccone di detersivo liquido. State vedendo, questo è il tappo di qua che si avvita, giusto? Così. E qua, questo qua è per il tablet, per mettere un tablet. Ora vi spiego un'altra cosa. Ora vi spiego un'altra cosa. Allora, io ho preso questa asta. Abbassiamo questo qua un attimino, abbassiamo così voi la vedete. Allora, io ho preso quest'asta, diciamo, che io avevo sempre tutte cose riciclate, io non ho comprato completamente niente, niente, avevo tutto qua e li ho sfruttati, diciamo. Ad ogni modo, ci sono dei supporti che vendono di plastica, già direttamente, insomma, per non creare tutte queste cose, però se voi volete fare una cosa fai da te, e anche bella sperimentare, ve la potete fare. Anzi, se volete copiare da me, mi può fare tanto piacere. Ovviamente non lo so se qualcuno ha fatto i treppiedi che ho fatto io avevo queste cose con le cerniere, come potete vedere nel video, quando ho fatto i treppiedi, e poi ho fatto questo prolungamento per inclinare il cannocchiale dove noi vogliamo, che ora poi quando andrò a montare vi faccio vedere quel labbro lì sopra, per fare vedere più vicino, come si vede, diciamo, con questa fotocamera. Ovviamente, per chi vuole entrare in questa, diciamo, per fare foto a grande distanza, si chiama digiscopia questa tecnica, o digiscoping, insomma, in inglese ovviamente. Questa qua serve per fare le foto a grandi distanze. E ovviamente per chi vuole fare, diciamo, comprare degli obiettivi per la macchina fotografica, sono pesanti per fare questa distanza di fotografia, anche costose. Io invece ho un cannocchiale
e perciò sto sfruttando questo mio cannocchiale e ho la fotocamera che ho qua io. Ripeto, se vuoi, se uno vuole fare queste foto, questi video da grandi distanze, bisogna spendere, diciamo, migliaia e migliaia di euro per avere questi obiettivi, diciamo, per fare foto da vicino. Voi vi rendete conto chi le utilizza questi obiettivi? A volte vi capita di vedere il calcio quando giocano, ci sono a lato, ci sono tutti i fotografi. Vedete quando sono lunghi gli obiettivi che hanno per fotografare quando più vicino è possibile, e quelli sono anche costosi. Io, non, diciamo, il cannocchiale ce l'ho e sto sfruttando il cannocchiale, perché non sfruttarlo visto che ce l'ho? Io non lo devo comprare, è la macchina fotografica, è questa qua che ho qua io. E perciò per fare questo video e per fare a grandi distanze, per fotografare, che so, la stazione spaziale internazionale, quando uno sa dove passa, ci saranno delle applicazioni per fare vedere il cellulare, per vedere dove passa. Pensiamo qui ora, dove mi trovo io a Petara, Catania, provincia di Catania, e passa il giorno 21. Perciò io di qua la posso vedere, anche perché ho fatto questa creazione per fare il video del passaggio della nave della Stazione Spaziale Internazionale, o ISS, International Space Station, in inglese ovviamente. Ora vi spiego ora come io l'ho fatto. Allora, ho preso quest'asta, ovviamente questo qua, ho preso questo qua per fare questo, per girarlo di basso atto. Ovviamente poi noi lo andiamo, ho fatto questo pezzo di legno, diciamo, di canna di bambù, per tenere, diciamo, stabile, in modo che non gioco, state vedendo già cosa. Bisogna vedere, io l'ho fatto lungo all'incirca, quando io devo mettere i tre piedi dritto. Ora lo andiamo a alzare un pochettino, va bene. Questo lo mettiamo così tiene, state vedendo, già non fa più movimento. Allora, come dicevo, ho fatto questo pezzettino per fare l'inclinazione, sia azzardo e sia così. Questi sono tutti pezzi d'acciaio morbido, ma però robusti e duri. Ho fatto ovviamente i buchi qua e qua. Questo era un pezzo di asta dritta, state vedendo, dritta così, e l'ho inclinato un pochettino perché strofinava di sotto il binocolo. Perciò quando io lo giravo così, bisogna vedere questo qua come io lo avvicino di qua, l'occhio sia destro o sia sinistro. L'ho estrofinato, perciò ho dato all'incirca questa inclinazione, ovviamente con il martello, con la mossa, insomma, vedete voi poi come potete fare. E qua ci viene il cannocchiale, e questo qua non strofina più, di sotto passa benissimo sotto il cannocchiale, che ora poi vi farò vedere quando è montato. Poi ho fatto questa fessura, state vedendo dove passa, diciamo, la vite e il bullone. Per fare questo gioco avanti e indietro, ovviamente poi noi lo stringiamo un pochettino con le mani o con la chiave, vedendo questo bullone. Questo è un bullone di 10, 3 ottave, diciamo, vedendo come cammina, in base alla fotocamera che avete, per avvicinare o viceversa. Il cellulare ovviamente qua non lo potete mettere perché viene troppo alto, perciò dovete fare questo lavoro che ora vi spiegherò. Questo ho fatto anche, che poi viene qua coperto, qua così coperto sotto il binocolo, e resta così. E questo qua è dove io attacco la fotocamera, questo che ho qua io, con la riflettatura che ha a vita. E poi che poi monterò ora tutto, così vi faccio vedere col cellulare. Con il video, faccio il video col cellulare. Questo è stato un pezzo di asta. Ovviamente dovete calcolare la distanza, il cellulare, come avete visto poco fa. Questo qua deve essere dritto, dritto, ovviamente sempre calcolato. Dovete calcolare tutta questa, diciamo, questo gioco. Io qua ho fatto 1,5 cm di gioco, perché se voi lo fate così a squadra, di qua in poi questo non lo potete girare più perché si ferma qua. Invece, se voi date 1,5 cm di gioco, voi lo potete fare sia così e così. Questo è più sufficiente per quello, per regolare
il cellulare o il tablet dell'occhio del cannocchiale o del binocolo, quello che avete. Allora, questo qua dovete, prima di tutto dovete calcolare questa qua, questa asta, mettiamo, è dritta, dovete calcolare, deve essere lunga, dove, considerando questa piegatura e dove appoggiare questo coso, in modo che ci sta bene, bene in questo spazio, o se è il cellulare o se è il tablet. Io ho fatto questo qua per mettere il tablet, l'aggancio qua da tablet, perché è più largo, state vedendo di qua, di qua a qua, peggio per mettere il tablet, che poi penso che non lo utilizza nessuno, insomma io lo sto facendo vedere per chi vuole mettere il tablet come fare. Questo è un pezzo sempre di flaccone di tessivo liquido, qui mettete il tablet, ovviamente lo girate e dovete calcolare insomma questa distanza, ma che qua arriva, lasciate un pochettino di spazio, no? E poi questo qua lo potete regolare sia qua e sia qua, e questo qua è per il tablet. Ora per farci diciamo questa, per portarlo diciamo a questa altezza, in modo che si vede del cellulare, dell'occhilino del cellulare, della fotocamera all'occhio del cannocchiale diciamo centrale, io che ho fatto questo qua, ovviamente dobbiamo calcolare tutta la distanza di tutte queste cose. E poi mettiamo questa barra dritta, nel, diciamo così, lo metto dritto così mi capite, lo mettiamo dritto diciamo nel cannocchiale con questo tappo di sopra e calcoliamo, mettiamo ovviamente il cellulare, calcoliamo l'occhio del cannocchiale finché dove arriva all'occhio della fotocamera diciamo. Dicevo, in questo caso io ho calcolato di qua per fare tutta questa cosa 7 cm, perché era di qua dell'obiettivo di qua della fotocamera all'occhio diciamo del cannocchiale, ho calcolato 7 cm. Perciò ho piegato questo ho fatto 1,5 cm che non c'è calcolato per fare questo gioco, state vedendo questo gioco, e ho calcolato di qua a qua la piegatura 7 cm. Ovviamente poi questo spazio resta dove viene inserito diciamo il cellulare, per dare un pochettino di gioco al cellulare diciamo quando è messo qua. Io già l'avevo ieri perché non avevo più di queste cose, perciò ho dovuto mettere questo qua, anche se doveva essere anche un pochettino più qua, giusto un pochettino più qua il tappo, anche un centimetro e mezzo ci arriva preciso. Per questo motivo ripeto, siccome io non giro con il cellulare, perché ho un cellulare che non è tanto buono, perciò io giro sempre con la fotocamera. Questo lo sto facendo vedere per chi vuole fare l'attacco per il cellulare. E questo qua calcolate, poi mettete qua casomai, mettete questa video, state, io ho fatto una video con un doppio bullone, in modo che per alzarlo diciamo e per abbassarlo, per regolarlo nell'occhio del cannocchiale. Penso che mi avete capito su e giù come io vi sto spiegando. Va bene, ora io monto il cannocchiale e monto anche la fotocamera e faccio il video con il cellulare, così vi spiego un pochettino come viene tutto assemblato. Allora, io già ho montato il cannocchiale, state vedendo questa cosa che gli ho fatto qua, che sto frenando qui sotto, state vedendo che c'è queste due, questa buttura, sto frenando, cioè ho calcolato questa qua e anche ho calcolato diciamo la direzione centrale tra il cannocchiale e l'obiettivo. Ora questo qua entra dentro qua, quando questo ora l'accendiamo, guardate, accendiamo la macchina fotografica, state vedendo come si è allungato l'obiettivo. Ora questo qua o qua noi con questo coso che lo regoliamo avanti e indietro. Ora io l'ho stretto un pochettino con la chiave perché si deve stringere un pochettino. E ho cambiato il bullone perché quello che c'era qua l'ho messo qua perché c'è il controdato diciamo, invece quello là che c'è qua il 88 non ce l'aveva, che poi metterò. Quindi ho messo il bullone, è la stessa cosa, il bullone come questo qua diciamo, la stessa cosa come questo o come questo qua, sono filettature un pochettino particolari per metterlo sia nel cannocchiale
Questa è la macchina fotografica, state vedendo già come si presenta, guardate. Ora io vado a fotografare, diciamo, come dice quell'albero lì sopra, ora vi farò vedere. State vedendo, già è posizionato, acceso. Ora lo devo regolare purtroppo perché non posso filmare, diciamo, perché come faccio? Ci vuole le mani per sistemarlo, perché non ho dove appoggiarlo per ora il cellulare. Dico, non è importanza, ora io lo vado a regolare, lo vado a spostare, diciamo, e a metterlo, diciamo, questo a entrare qui dentro, qua, nell'obiettivo qua. E se entra preciso, questo pezzettino di gomma entra preciso. Ora vi farò vedere, che vi farò vedere anche, diciamo, quel labbro lì sopra, come si vede la distanza. Allora, una volta montato, sto vedendo, mi sono avvicinato un pochettino con lo zoom, perché che entra, diciamo, direttamente, che non si vede, diciamo, il bordo del cannocchiale, che si vede un pochettino. Se voi lo fate un ingrandimento normale senza zoom, l'ho fatto un pochettino il zoom un poco poco, in modo che vede, diciamo, che vede tutto il paesaggio, che non si vede, diciamo, l'occhiolino, diciamo, la palestra dell'occhiolino, perché si vede praticamente un cerchio. Però se noi ci avviciniamo con lo zoom, entriamo così e vediamo tutto, diciamo. Va bene. Allora, ora io filmo con la fotocamera perché così viene male. Ora io filmo, vi faccio vedere che distanza è quella lì sopra. State vedendo? Lì sopra. Quell'albero lì sopra. Va bene, ora sto filmando con la fotocamera. Allora, sto filmando con la macchina fotografica del cannocchiale. Guardate che distanza è. Da là. Come vi ho fatto vedere che distanza che c'era. Che ora poi vi farò vedere. Guardate. Ovviamente ora poi lo vado a fermare, queste vibrazioni si fanno perché poi metterò qui il legno. T'ho detto, però se voi lo fate così, anche perché il cannocchiale c'ha anche lo stabilizzatore. Guardate, già non si muove più, c'ha anche lo stabilizzatore. Vedete, se io lo lascio, metto un movimento e si fa così. Stabilisco anche così col cannocchiale, vedendo. Il tempo si sta nuvolando perché si vede un pochettino scuro. Sta vedendo già come si vede, guardate. Ovviamente il zoom noi non lo dobbiamo toccare perché già al massimo, perché se noi lo facciamo più lontano dobbiamo regolare il cannocchiale. Lo mettiamo con il zoom tutto quanto e poi lo inseriamo nel cannocchiale. Però c'è più vibrazione, diciamo, più zoom c'è e più vibrazione c'è. Sta vedendo? Per fare una foto da grandi distanze, tenendo quello è l'albero che vi ho fatto vedere un poco fa io con il dito, quello lì sopra, sta vedendo che distanza c'è. Ovviamente c'ho un cannocchiale 20x60 della Zeiss, perciò è un pochettino potente, sta vedendo, e noi possiamo regolare. La macchina fotografica non la dobbiamo toccare, però possiamo regolare, diciamo, il cannocchiale, sta vedendo. Aspetta che poi si vedrà bene con il video. Questo deve finire sopra. Ora ci spostiamo, inquadriamo. C'è un albero di pino, il pino domestico. Vediamo dove. Ah, là. Quello è un pino domestico. Guarda, poi vi farò vedere, guardate che distanza. Ora lo mettiamo un pochettino a fuoco con il cannocchiale. Ok, mettiamo lo stabilizzatore del cannocchiale, state vedendo? Il tempo si è fatto annuvolato, forse fosse che piove oggi, buttavo un pochettino di acqua, state vedendo? Ovviamente non sto toccando niente della macchina fotografica, sto facendo tutto con il cannocchiale, state vedendo? Messo a fuoco, guardate che bella immagine. Questo è il pino che ora vi farò vedere con la fotocamera, così concludo il video. Sta vedendo? Ovviamente qua poi mettiamo il pezzo di canna che avete visto per fermare, per stabilizzare, diciamo, la macchina fotografica. Ovviamente se noi poi vogliamo fare delle foto si mette a fuoco e poi scatta delle foto, perché non è che vengono, diciamo, smosse le foto, però vengono bene. Sta vedendo?
Mi sono messo qua a fare il video perché per fare vedere, no, questo è senza stabilizzatore del cannocchiale e scusate del binocolo, e questo costa lo stabilizzatore. Ovviamente più ci avviciniamo più dobbiamo regolare la messa a fuoco del cannocchiale. Sì. Va bene, e questo è l'albero di pino domestico che ho qua io. Ora vi farò vedere il pino che ho qua io. Questo è un pino, un abete bianco. Guardate, vi faccio vedere che si vede bello. Vedendo? Questa è la punta che ora vi farò vedere. Mettiamo lo stabilizzatore e questa qua è fino alla punta lì sopra. Il sole se n'è andato, per questo motivo si vede un pochettino scuro. Però penso che l'immagine si vede bene. Sempre regolando il cannocchiale. E ogni volta mi confondo il binocolo, diciamo. Vedendo? Questa è la punta del pino bianco che ho qua io. Tenendo che si vede bene. Per fare una bella foto, ora poi vi farò vedere quando è distante. Allora, ho tolto la macchina fotografica, questo lo potete spostare, vi ho detto di qua, per vederlo di qua, in questo occhio o di qua. Questo è per regolarlo, per andare avanti, indietro, prima accendete la macchina fotografica, mettete il zoom tutto avanti, bisogna vedere dove volete guardare, o se no, ho lo zoom diciamo di meno, insomma questo lo dovete regolare voi della macchina fotografica che avete. Questo ogni macchina fotografica dovete fare questo lavoro, dovete fare l'inclinazione in modo che viene centrale sia dell'obiettivo della macchina fotografica, così centrale di qua e centrale di qua. Questo è stato inserito, questo è entrato diciamo dentro l'obiettivo di qua, come avete visto poco fa. Questo l'ho messo fisso così e come dicevo, il labbro di sopra state vedendo come si vedeva vicino quello. Quello là è il pino che vi ho fatto vedere poco fa e questo è il mio abete, l'abete bianco che vi ho fatto vedere alla punta. Vedete che distanza che c'è. Qua, là e là. Questo è un ottimo per fare sia fotografie a grande distanza o so fare dei video sempre a grande distanza, che so, qualche uccello, qualche aereo che passa. Io l'ho fatto, questo lavoro l'ho fatto soprattutto per sfruttare il cannocchiale e per fare qualche video. Sia per la stazione spaziale internazionale, quando ovviamente quando noi sappiamo che passa, che noi la possiamo vedere a occhio nudo, ovviamente a occhio nudo si vede una cosa che cammina, tipo una stella cadente che cammina a grande velocità perché viaggia a grande velocità la stazione spaziale, e sia anche qualche, che so, qualche pianeta, che poi farò dei video. E con questo diciamo con questa montatura diciamo, va bene. Allora, io non voglio prolungare più il video, spero che sono stato chiaro, vi ho fatto vedere tutto l'occorrente e che dire, io vi saluto e spero che questo video vi sia piaciuto. Se ci sono qualche cosa, qualche commento mi potete commentare, se non avete capito qualcosa. Dopo, questa è tutta la struttura, questo il disegno che ho fatto, questo qua vi ho spiegato tutto quanto. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace, condividete, commentate, a più presto vi risponderò. Se non siete iscritti sul mio canale iscrivetevi, così qua per essere aggiornati quando guardo il video. Un saluto a tutti da Giovanni, un giardino ai piedi dell'Etna, ci vediamo al prossimo video, ciao!